Gentile pubblico di La TV, un saluto da Lorenz. Mi trovo a Bellaria nello studio dell'artista Sergio Barberini. Questa mostra, dal titolo Il colore delle radici, volevo dare la nota biografica. L'artista è nato a Rimini nel 1934 e ha vissuto l'intera vita. Risiede tutt'oggi nel paese d'origine della famiglia, Bellaria, Igea Marina, dove in questo momento noi ci troviamo. Alle spalle vediamo questi bellissimi paesaggi di mare con queste barche che fino agli anni 50 sono state veramente in voga. L'arte dell'artista Sergio Barberini racchiude in sé una forza e un'energia del colore dove viene rappresentata la vita che era di tutti i giorni e che è tutt'oggi. L'artista inoltre ha una cultura per il colore, cioè questa qua che vediamo è veramente quella che ritengo io la sua arte. Ma passando dei grandi maestri, come vedremo nelle immagini che compariranno sui nostri schermi, ha studiato i quadri di Cézanne, Renoir, Manet, Van Gogh, tutti i più grandi artisti della storia. Quindi l'esattezza, la prospettiva e lo studio di quello che è l'immagine del quadro rende questi quadri veramente perfetti. L'estemporanea di Bellaria nel 1974, che l'artista ha svolto, di San Mauro nel 1975, segnano un suo percorso attraverso i circuiti culturali. Da allora ad oggi i suoi interessi verso l'arte, sempre da autodidatta, si sono rivolti anche alla ceramica, alla pittura su vetro, alla manipolazione dell'argilla e, per quanto giungere, fino all'originalissimo ed unico modellismo, questo qua che possiamo vedere, navale d'epoca, che accompagna le sue giornate unitamente alla pittura rigorosamente a olio su tela. Da Bellaria, Igea Marina, è tutto. Continuate a seguirci solo su La TV. Un saluto da Lorenz. Ciao!